Vorrei trattare con voi oggi il problema delle cicatrici emotive infantili. Sono tratti indelebili che si riflettono poi sull'atteggiamento che assumiamo verso noi stessi, verso gli altri e in sostanza verso la vita. Un bambino manipolato, un bambino usato, un bambino che è stato tradito, non si fiderà più né di sé né degli altri. E rischia di dover lottare per tanto tempo nei casi più gravi per tutta la vita contro quella tendenza a non avere fiducia né di sé né degli altri e gli saranno quindi assolutamente complicati difficili i vincoli intimi con gli altri sarà affaticato da qualunque tipo di relazione vedete noi imbrogliamo i bambini quando Promettiamo senza dare seguito alla promessa, sia che sia la promessa di un gioco, sia che sia la promessa del tempo destinato a loro. Vedete, questo definisce cosa noi ci possiamo aspettare dalle persone che ci sono care. E se quella persona per noi importante, per noi preferente, fondamentale, ci imbroglia, vuol dire che tutta la vita è un imbroglio, vuol dire che chiunque ci può imbrogliare. Se mentiamo, non insegniamo semplicemente che si può mentire, non diciamo soltanto che è possibile, che è lecito mentire, ma insegniamo che la parola non ha valore. E allora questo bambino avrà difficoltà a credere addirittura a rispettare i propri pensieri come potrà sentirsi al sicuro se il suo referente più importante, una delle persone principali della sua vita, è in grado di mentirgli i bambini lasciati soli, ignorati, abbandonati crederanno che la solitudine sia solo una cosa negativa e quindi diventeranno dipendenti dagli altri, saranno disposti a qualunque cosa, pur di sentirsi amati da qualcuno, pur di non restare soli. Perché noi gli abbiamo insegnato che la solitudine è solo una cosa brutta. Gli abbiamo insegnato che restare soli ha a che fare col non essere visti, col non essere considerati, con l'essere abbandonati e dimenticati. E allora per lui amare sarà uguale ad avere paura e legherà per tanto tempo, nei casi più gravi per tutta la vita, queste due sensazioni. Un bambino criticato e continuamente sminuito e svilito diverrà nemico di se stesso. Non riuscirà più né ad appoggiare né a difendere ciò che pensa. Sì, costruirà dei piani, avrà dei desideri, ma senza rendersene conto finirà con il sabotarli, perché sente di non meritarli, perché sente che tutto quello che mette in atto viene criticato, può essere danneggiato e lui sarà il primo a criticare se stesso. Sentirà di non meritare la riuscita e farà in modo di non ottenerla. Queste condizioni danno origine a due sentimenti molto profondi che si propagano poi nel tempo e nelle relazioni, l'umiliazione e la vergogna. Entrambe sono in grado di dare origine a una terza emozione che può diventare cons conseguentemente esplosiva perché entrambe possono dare origine alla rabbia.